cari confratelli, portiamo tutti nel cuore la gioia per l'incontro fraterno, franco e prolungato che abbiamo avuto ieri sera col Santo Padre. Sentiamo nostra la sua preoccupazione per la crisi delle vocazioni. Non a caso ha parlato di emorragia e vedremo come concretizzare il suo suggerimento a una più concreta e generosa condivisione Fidei Donum tra le nostre diocesi. La riconoscenza che ha espresso per il molto che nella CEI si è fatto negli ultimi anni sulla via della povertà e della trasparenza ci stimola tutti a una gestione dei beni e a una testimonianza che siano davvero esemplari. Allo stesso tempo non intendiamo nemmeno sottrarci alla terza questione sollevata dal Papa relativa alla riduzione delle diocesi italiane. A mia volta sento una grazia davvero grande, quella di vivere con tutti voi questa mia prima assemblea generale da presidente. È un appuntamento scandito certo dagli argomenti all'ordine del giorno, ma a cui mi avvicino animato da una ricchezza di suggestioni legata all'esperienza di questo mio primo anno. Desidero innanzitutto salutare i nuovi membri che abbiamo accolto nella nostra conferenza. Chiedo un piccolo sacrificio, che si alzino in piedi, perché non tutti sono conosciuti, ecco, e quindi è bene. Vi chiamo per nome, lascio il Monsignore e l'Eccellenza, ritenetevi tutti eccellentissimi, ma vi chiamo per nome. Claudio Palumbo, ecco, è su in alto. Gianfranco, scusate, Vescovo di Trivento. Poi Gianfranco Saba, Arcivescovo di Sassari, ecco, bene. Dario Olivero, Vescovo di Pinerolo, ecco. Gianni Sacchi, Vescovo di Casale Monferrato. Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa. In alto, ecco. Giacomo Cirulli, Vescovo di Teano Calvi. Ecco. Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo. Questo lo conoscete. Egidio Miragoli o Miragoli? Miragoli, Vescovo di Mondovì. Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio. Eccolo. Forse è il più giovane. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie. Ecco. Daniele Libanori, Vescovo ausiliare di Roma. Paolo Ricciardi, Vescovo ausiliare di Roma. Beato il vicario. Ecco, sì. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona Valva. In alto. Luigi Testore, Vescovo di Acqui. Ecco, sì. Livio Corazza, Vescovo di Forlì Bertinoro. Giampiero Palmieri, Vescovo ausiliare eletto di Roma. Non pervenuto. Non pervenuto. È ancora eletto. Allora il Cardinal Vicario gli porterà il nostro saluto.
Rinnovo a nome di tutti anche l'augurio ai nuovi cardinali, tra cui Monsignor Angelo De Donatis, l'abbiamo già salutato anche ieri, Vicario Generale di Roma, Monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali alla Segreteria di Stato, e Monsignor Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell'Aquila. Accogliamo in spirito di fraternità il nunzio apostolico in Italia, Monsignor, che io pronuncio male, Scherrig, Scherrig. E con lui anche tutti, che non sto a nominare perché come ho pronunciato male il nome del nunzio pronuncerei ancora peggio quelli degli altri, tutti i confratelli delle conferenze episcopali estere che prima appunto dell'incontro ho avuto la gioia di salutare. Un pensiero altrettanto cordiale lo rivolgo ai vescovi divenuti emeriti, Paolo Mario Virgilio Azzei di Sassari, Alceste Catella di Casale Monferrato, Mario Ceccobelli di Gubbio, Luigi Conti di Fermo, Domenico Umberto D'Ambrosio di Lecce, Pier Giorgio De Bernardi di Pinerolo, Monsignor Vincenzo Manzella di Cefalù, Cardinale Edoardo Menichelli Ancona Osimo, Pier Luigi Pier Giorgio Micchiardi di Acqui, Monsignor Luciano Monari di Brescia, Monsignor Pacomio Luciano di Mondovì, Lino Pizzi di Forlì Bertinoro, il Cardinale Angelo Scola di Milano, Monsignor Domenico Angelo Scotti di Trivento, Monsignor Segalini Domenico di Palestrina e il Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale Emerito di Roma. La nostra preghiera abbraccia, infine, i vescovi defunti nel corso dell'ultimo anno, Monsignor Giovanni Battista Picchieri, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Benedetti, Vescovo Emerito di Foligno, morto più che centenario, Monsignor Raffaele Calabro, Vescovo Emerito di Andria, il Cardinal Luigi Tettamanzi, Arcivescovo Emerito di Milano, e il Cardinal Carlo Caffarra, Arcivescovo emerito di Bologna, nei confronti dei quali esprimo particolari sentimenti di amicizia, perché quando io ero rettore del seminario di Firenze loro erano docenti dello studio teologico. Abbiamo anche vissuto sotto lo stesso tetto con questi vescovi. Monsignor Ferrara, vescovo emerito di Piana degli Albanesi, Monsignor Antonio Riboldi, Vescovo Emerito di Acerra, Monsignor Serafino Sprovieri, Arcivescovo Emerito di Benevento, Monsignor Lino Bortolo Bellotti, Vescovo già ausiliare di Bergamo, Monsignor Michele Castoro, che il Signore ha chiamato a sé recentemente, Arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Cari fratelli, la fiducia che tanto voi quanto il Santo Padre avete voluto esprimermi mi ha portato in questi mesi a uscire sempre più frequentemente dalla mia Perugia per un ministero d'ascolto e di incontro, di consolazione e di incoraggiamento. Ho cercato di prendere sul serio il mandato che mi avete affidato senza altra ambizione che non sia quella di servire la Chiesa. La frequentazione sistematica della Segreteria Generale della CEI, il tempo speso per la conoscenza diretta di responsabili e dipendenti, la condivisione di problemi e le attese di cambiamento
che dal territorio si riversano sul centro mi hanno reso ancor più consapevole della necessità di un impegno puntuale e condiviso. È con questo sguardo che insieme ci aiuteremo ad affrontare il tema principale della nostra assisi, quale presenza ecclesiale nell'attuale contesto comunicativo. Si tratta di un argomento inserito a pieno titolo nella prospettiva del decennio. Penso in particolare a dove i nostri orientamenti pastorali evidenziano che l'impegno educativo sul versante della nuova cultura mediatica dovrà costituire negli anni a venire un ambito privilegiato per la missione della Chiesa. L'obiettivo di fondo che ci siamo dati in questa Assemblea è quello di mettere a fuoco una lettura dello scenario della comunicazione in funzione della nostra presenza e del nostro impegno missionario ed educativo. A tale orizzonte rinviano anche gli ambiti che approfondiremo nei lavori di gruppo. Rientra nella medesima prospettiva anche l'altra tematica su cui la nostra Assemblea è chiamata a fare il punto, ossia il cammino verso il Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre, dedicato ai giovani, la fede, il discernimento vocazionale. Visitando diverse delle vostre diocesi, ho constatato come l'intuizione del Santo Padre si stia rivelando un'opportunità che vede le nostre chiese impegnate in un importante lavoro di ascolto delle nuove generazioni e allo stesso tempo di dialogo con le istituzioni locali. Anche il Sinodo non fa che confermare l'importanza dell'impegno educativo. Nel concreto significa mettere l'accento innanzitutto sulla responsabilità di noi adulti nel testimoniare ai giovani ragioni di vita, coinvolgendoli nell'esperienza cristiana. Quindi sulla centralità dei legami e degli affetti, a cui dà un contributo essenziale l'appartenenza ecclesiale. Infine, sulla consapevolezza che la maturità verso la quale le nuove generazioni sono incamminate cresce in misura proporzionale alla loro disponibilità a restituire, a prendersi cura, a donare qualcosa di sé agli altri. A questo nostro convenire di pastori che amano il popolo in mezzo al quale sono stati posti, guarda sicuramente con attenzione l'intero Paese, specie in questa fase delicata come l'attuale. Non sarebbe difficile, probabilmente, dar fiato a una serie di preoccupazioni a fronte delle difficoltà in cui si dibatte la nostra gente, a causa di una crisi economica decennale che ha profondamente inciso sulla stessa tenuta sociale. Non sarebbe difficile nemmeno osservare come a tale stato di prostrazione sia venuto associandosi un clima di smarrimento culturale e morale che ha prodotto un sentimento di rancore diffuso, di indifferenza alle sorti dell'altro, di tensioni e proteste neanche troppo larvate. Non sarebbe infine difficile riconoscere pure che un simile disagio ha avuto effetti pesanti anche in politica, effetti visibili nella situazione di stallo e di confusione di ruoli che ha segnato l'avvio di questa legislatura. Ma non credete, cari confratelli, che anche nel contesto attuale ci siano ragioni fondate per dire che la partita non è persa? Non credete che le ragioni siano buone e il Paese per certi aspetti più sano di come lo si dipinge? Non credete che non solo non siamo semplicemente allo sbando, alla deriva, ma ci sia ancora tanta disponibilità da parte di tanta buona gente per il bene comune? Tra pochi mesi
Noi celebreremo il centenario dell'appello ai liberi e forti, lanciato da un gruppo di tenaci democratici riuniti attorno a Don Luigi Sturzo. Fu l'inizio di una storia, quella del cattolicesimo politico italiano, che ha segnato la nostra democrazia e che ci ha dato una galleria di esempi alti di dedizione, di umiltà, di intelligenza. Abbiamo vissuto momenti gloriosi e momenti dolorosi, sperimentato la forza, ma anche la debolezza, la meschineria, il tradimento, la diaspora. Vecchi partiti si sono sgretolati, nuovi soggetti sono venuti alla scena, ma nessuno può negare che nelle migliaia di comuni italiani che formano le nostre diocesi ci sono tante persone che senza alcuna visibilità e senza guadagno reggono le sorti della nostra fragile democrazia. Chi si impegna nell'amministrare la cosa pubblica deve ritornare ad essere un nostro figlio prediletto. Dobbiamo mettere tutta la forza che ci resta al servizio di chi fa il bene ed è davvero esperto del mondo della sofferenza, del lavoro, dell'educazione. Quello che ha guidato i cattolici italiani nel passato. Penso ad esempio al beato Giuseppe Toniolo. È stato un grande bisogno di distinguersi da parte di questi cattolici e di portare alta la divisa evangelica pure in politica. La storia della Chiesa italiana è stata una storia importante anche per la particolare sensibilità per l'aspetto politico dell'evangelizzazione. Nessuna conferenza episcopale come la nostra possiede un tesoro così ricco di documenti e di testimonianze, si è veramente lavorato nel passato. Dobbiamo esserne fieri, ma soprattutto è venuto il momento di interrogarci se siamo davvero eredi di quella nobile tradizione o se ci limitiamo soltanto a custodirla, come talvolta si rischia che avvenga persino per il Vangelo. Dove sono le nostre intelligenze, le nostre passioni? Perché il dibattito tra noi è stentato? Di che cosa abbiamo timore? Gli spazi che la dottrina e il magistero papale ci hanno offerti sono enormi, come ribadiva ieri sera il Santo Padre, ma sono spazi vuoti se non li abitiamo. E spazi dottrinali vuoti o pieni di pia retorica non sono sufficienti a contenere le tragedie di questa umanità in mezzo alla quale la misericordia di Dio ci ha posto. Pensiamo soltanto alla Siria, ma... Cari amici, la fede non può essere fumo, ma fuoco nel cuore delle nostre comunità. Credo che con lo spirito critico di sempre, che non abbandoneremo sicuramente, sia giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza nella politica italiana per fare un esame di coscienza e soprattutto per rinnovare la nostra pedagogia politica e aiutare coloro che sentono che la loro fede senza l'impegno pubblico non è piena. Sono molti, sono pochi, ancora una volta, non è questione di numero, ma di luce, di lievito e sale. Ogni società vive e progredisce se minoranze attive ne animano la vita spirituale e si mettono al servizio di chi nemmeno più spera. In questo momento cruciale della nostra storia, esprimiamo con convinzione la nostra stima al Presidente della Repubblica per la guida saggia e paziente con cui sta facendo di tutto per dare un governo all'Italia. Nel contempo ricordiamo a tutti come non basti nemmeno avere un governo per poter guidare il Paese. Occorre questo Paese conoscerlo davvero, conoscerne e rispettarne la storia e l'identità. Bisogna conoscere il mondo,
di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica, cofondatrice dell'Europa Unita, è desiderosa di ritornare a svolgere la sua responsabilità di paese libero, democratico e solidale. Anche la nostra Chiesa è attraversata da un respiro europeo e chi frequenta i nostri fratelli sa quanto le Chiese del continente siano alla ricerca di idee ed entusiasmi per educare e favorire la crescita di un'etica pubblica. Questi principi fanno parte integrante, lo voglio dire con forza, della nostra cultura. A questi principi intendiamo dare un contributo reale, convinti che, come dicevo all'inizio d'anno, questo sia un tempo in cui occorre ricostruire la speranza, ricucire il paese, pacificare la società. Prendiamo dunque le distanze dal disincanto, dalla prepotenza e dalla sciatteria morale che ci circondano. Prendiamo le distanze dalle nostre stesse paure. Facciamolo in nome del Vangelo e sempre con il sorriso e a voce bassa. Ci troveremo a condividere la strada con tante persone buone, sincere e oneste. Con analogo respiro e disponibilità intendiamo volgerci anche al Mediterraneo. Davanti agli occhi e soprattutto nel cuore abbiamo le tante situazioni di estrema instabilità politica e di forte criticità dal punto di vista umanitario, dalla Libia alla Siria, dall'Iraq a Israele, solo per esemplificare. Il Mediterraneo è teatro di conflitti e tragedie, di scelte disperate e di minacce dalle conseguenze incalcolabili. Quando tutto precipita nel fanatismo e nel fondamentalismo, tornano decisive parole e segni che non alimentino l'odio e la violenza, ma la riconciliazione e il dialogo. Su questa strada, confortato sia dal Santo Padre che dai membri del Consiglio Permanente, ho maturato la convinzione circa la bontà e l'urgenza di dar vita a un incontro di riflessione e spiritualità per la pace nel Mediterraneo. In fondo si tratta di un ritorno a casa. Non dimentichiamo infatti che l'area del Mare Nostrum è quella che ha visto il nascere e il diffondersi dell'esperienza cristiana con la presenza della Chiesa fin dalle origini. È una Chiesa dalla forte spiritualità martiriale che in chiave ecumenica e di dialogo interreligioso può offrire un contributo importante in pensieri e azioni a una cultura della pace. Nel proporre questa occasione di incontro fra i vescovi del Mediterraneo, sono convinto che in forza della comunione ecclesiale e della nostra capacità di inculturazione si aiuti a maturare quello sguardo incrociato e complessivo che spesso è assente nell'operato delle singole nazioni o all'interno delle organizzazioni internazionali. E concludo, il confronto tra noi può e deve approfondire ipotesi e modalità con cui promuovere e organizzare l'iniziativa, arrivando a breve anche alla costituzione di un comitato operativo. La nostra attenzione si focalizza sull'incontro che Papa Francesco vivrà a Bari il prossimo 8 luglio, dal quale 7 luglio, scusate, dal quale non mancheremo di trarre spunti e indicazioni per il nostro cammino. Grazie.